Ore 11, Propilei di Porta Nuova. Il serpentone degli Alpini si snoda per il centro città senza inizio né fine. Un'atmosfera di festa che coinvolge tutti, dai più giovani a chi ha qualche anno in più. E il giudizio sul clima di allegria è unanime. 10 minuti, scesi dal treno, arrivati adesso. L'impressione è sempre buona. Come al solito, bella. Splendida veramente, d'altra parte si sapeva che qui si trova a casa praticamente. Alpinità. Alpinità manetta. Ma non dimentichiamoci che c'è anche chi lavora in queste ore. Una giornata di servizio decisamente fuori dal comune. Molto impegnativa, molto. Molto impegnativa. E mentre il solista delle frecce tricolori fa le prove per lo spettacolo di domani, noi scoviamo anche qualche intruso tra la folla. Ma tu alpino quando? Io 10 anni fa. Ah sì? Sì, sono di Cuneo. L'ho fatto al vecchio reggimento. Non so inventare. E ora, tra le centinaia di migliaia di penne nere giunte a Bergamo, ecco alcune delle categorie più originali che abbiamo incontrato. L'alpino vigile, l'alpino serio, l'alpino burlone, l'alpino smarrito, l'alpino indiano, l'alpino sordo, l'alpino di primo pelo, l'alpino con qualche pelo in più, l'alpino amante degli animali, l'alpino giocoso, l'alpino che non soffre la sete, l'alpino rasta e, dulcis in fundo, l'alpino in saldo.